tutti ragazzi e benvenuti in questa stupidosa puntata di Loletta 5. E allora, mi vedete nella mia futura stanza da letto con un po' di rimbombo, non so perché questa cosa. Non saprei. Comunque, vi voglio far vedere gli ultimi aggiornamenti perché finalmente, ufficialmente, abbiamo finito i lavori di muratura. Siamo appena tornati alla Verlaine, senza senso, perché quelle stupide mattonelle sono rimaste in più e volevamo praticamente fare un reso. E vi faccio vedere finalmente tutto il pavimento pulito. Ok, vi faccio vedere un po' la porta che abbiamo rimessa qua nel garage. E il colore, guardate che bello questo pavimento, adesso sembra ufficialmente un pavimento di una stanza da letto con questa fuga così molto chiara. Questa tutta parete già dipinta. E vi faccio vedere anche da questa parte. Molto molto bella, carina. E finalmente hanno inserito questo. Ah, quindi ragazzi, ufficialmente abbiamo finito. Oggi siamo esattamente domenica, se non sbaglio 14 marzo del 2021, e finalmente io e Chiaretta mia dipingeremo questa stanza insieme, o meglio passeremo il colore qua, e poi su questa parete, che ancora c'è lo stucco e su tutto questo, sarà colorata anche il tetto di verde ottanio. Ci siamo? Are you ready? Quindi ora aspetta che riscendo lei, Nel frattempo ho portato le mie secondi oggetti. Qua è un bomba di meno, non capisco perché. Forse sono i mobili. Comunque, ragazzi, mi sono portato tutti i miei giochi ufficiali di società. Il Monopoli, il Tabù, Sclottagliante, Cloedo e un coso solo della battaglia navale. Appena riesco a trovare l'altro lo porto anche, quindi sono i miei quattro giochi ufficiali. E mi sono prenotata su Amazon la maglietta di Flash come Sheldon, che la volevo da una vita, più Dungeons and Dragons, il set starter numero 4 base a 25 euro sempre su Amazon. E l'altra volta ho fatto un po' di shopping in fumetteria, che mi segue sui social già abbia visto, e ho comprato 4 fumetti nuovi, 3 di Spider-Man, 2 vecchi e uno nuovo, 3 vecchi e uno nuovo, e un nuovo fumetto di Dylan Dog. E niente, ovviamente questi ora vediamo un po' dove li posso mettere, perché purtroppo qua non ci saranno mobili comunque di cassettoni, e quindi questo divano si alza. Aspettate. Ecco, vi faccio vedere. Questo divano si alza e dentro ci puoi mettere tu varie cose, quindi sono indecisa di mettere tutti i giochi qua, oppure penso che li metterò qua sotto e chi se ne frega. E niente, e quindi ci vediamo dopo con la pittura. Allora ragazzi, stiamo levigando, poi dopo la polvere che scende, che era, non la smetti. Allora, forse oggi questo mi chiude da poco. Allora, ci sta bevendo, stavo scherzando, niente da fare. Allora, abbiamo levigato tutta la parete, lei sta finendo di fare questo, tra poco dipingiamo, tanto è per voi. Un saluto ai nostri fan. Manca poco. Andiamo a cappella. La mia verità è buona. Non ho più paura, sai, se tu sei con me. La verità è essere molto. Ti prego, resta con me. Poi c'è un'altra che piaceva un sacco. Quelle sono rimaste proprio dal catechismo a memoria. Poi quale faceva altro? La strada sei tu, Signore. No, Gesù, ho un amico. No, quella è la tua storia. Vabbè, comunque. Ho un amico in me. No, comunque. Ho un altro motivo. Benvenuti alla fase 1. Ricoprire tutto di cartoncino. Ce la faranno i nostri lo scopriremo nelle prossime puntate.
Ci siamo quasi. Sistemare il cartoncino. Ancora dobbiamo dirigere, sono le 4, ce la faremo. Dai, ce la faremo. Questo è un art attack. Questo è un art attack. Questo è art attack. Allora, finalmente dopo un'ora e mezza siamo riusciti a mettere tutto quanto lo scotch. Lei sta facendo le ultime cose e forse vediamo se possiamo iniziare a dipingere. Io sono già stanca morta. Un'ora e mezza. Tutto questa carta, 1, 2, 3, 5 strati a carta così, con tutto lo scotch. Finalmente, dopo 2 ore, iniziamo a dipingere. Vediamo se io mi appoggio qua invece. Così lo vedete l'altro quanto? Sì, un attimo. Non lo cambiare bene. Un attimino. Ok. Se lo so dove cominciare a fare il pennello. Sì, un attimo. Ok, un pennello. Devi fare tutti i bordi in piedi. Tutto il bordo così lo prego, tutto il bordo. Di tutta la stanza? No, di tutta la stanza. Dove dobbiamo passare? Non so, allora. Pensavo che non andassi più alla tua vita. Thank you.
Sono lasciato andare. Niente, vediamo. Ma finisce qua. Sì, guarda, qua non è che hanno rotto lo scotch. Rispetto a stamattina meglio. A livello di stomaco di... Ancora mi tiro un pochettino il fianco. Fai il contorno della porta. Sì, ma che fai? La porta quella che stai facendo qua è più difficile. Qual è il contorno della porta? Non vuoi dire qual è il contorno della porta? Il contorno della porta. Oggi è pessi. Wow. Però dobbiamo di fare attenzione, no? Certo. Mi ricordo che di nuovo questo qualcosa. Posso fare un passato? E ti conviene non fare tutta la mano. Ok. Io mi riempio questo così lo faccio levare più grande. No, no, non è finito. No, ancora c'è. No, ancora c'è. Non esce. Se devi passare a porta. Ah, sì. Fai sempre attenzione a dove finisce la linea. Sì. Pensavo che ci devo fare. Se non andiamo in alto, fai gli altri angoli. Ok. Anzi, se poi ci sta andando io. Dobbiamo andare lo so qua. Un pochettino di più. Già qua però non l'hai fatto. Un attimo. Sto perdendo, sto dicendo. Qua hai fatto bianco. Come è bianco? Ma sembra vedo io che è bianco. Niente ragazzuoli, io sono adesso su da lei e per oggi penso va bene così, basta, ho dato veramente già tanto e ci vediamo al prossimo episodio quando scenderemo i mobili e lì ci sarà un altro grandioso video vlog.